da brividi il ruolino del Pescara nel girone di ritorno. 7 sconfitte in 11 gare, addirittura 19 reti subite in 5 trasferte contro Juve Under 23, Gubbio, Pesaro, Torres e Recanatese. Con Bucaro il trend è peggiorato, un solo successo di misura sulla Lucchese, 2 KO di fila, soprattutto l'ultimo con 3 gol al passivo sul campo della pericolante Recanatese, che nelle precedenti 16 sfide aveva perso ben 12 partite e conquistato la miseria di 6 punti, un successo e 3 pareggi. La notizia di oggi riguarda la revoca degli arresti domiciliari per Luca Sasanelli. Questa mattina il giovane attaccante si è allenato, ma per la sfida con la Carrarese non verrà convocato. Avanti col 4-3-3, nessun cambio di modulo in vista, ancora ai margini Vergani, ne avrà per altre 2 settimane. Sulla formazione al momento non ci sono certezze, potrebbe anche essere confermata per 9 undicesimi la squadra schierata a Recanati con 2 cambi, Floriani per Pierno e D'Agasso al posto di Squizzato. Di fronte appunto all'Adriatico la Carrarese, terza in classifica, quota 56 punti, con Calabro in panchina i marmiferi hanno letteralmente cambiato passo e marcia, 6 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, soprattutto l'impresa di aver battuto in casa 3-2 il Cesena, che era in serie utile da 28 giornate. Toscani privi di Giuseppe Panico, 10 gol, fermato per un turno dal giudice sportivo, altresì indisponibili per infortunio Morosini, l'ex Giannetti e il giovane difensore Maccherini. Al posto di Panico tra le linee nel 3-4-2-1 di partenza potrebbe giocare Palmieri nel tridente completato da Capello e Finotto, rinforzo di gennaio. 2 i ballottaggi a centrocampo Capizzi della Latta, in difesa 1 tra Coppolaro e l'ex Ijanes.